Buonasera signore e signori, sono Esce88, benvenuti con la seconda parte della nostra guida a Pokémon Y, stavo per dire Bianco 2. Ci ritroviamo qua a Rio Grande, Rio Fiume, il Rio Bravo. Allora, andiamo a vedere un po' la nostra squadra, composta al momento soltanto da Froakie. Eccolo qua, vedete le statistiche? Non le vedrete al momento, per subito, eccole qua. Quindi dobbiamo ritornare a casa verso percorso 1, vicolo Bozzetto. Poi sempre notte, boh. Forse dovrò rimpostare l'ora in questo DS, perché mi sa che è sempre notte qua. Allora, nostra madre, allora, com'è andata con i tuoi nuovi amici? Punto esclamativo. Esce88, ma quella è una Pokéball. Hai ricevuto un Pokémon? Che meraviglia, complimenti. Da oggi sei un allenatore a tutti gli effetti. Che cosa? Hai una lettera per me, da parte del professor Platan. Non c'era mica una lettera d'amore. Simpatica. Strano che però in ogni tipo gioco non parlano mai del nostro padre del gioco, ovviamente. Una richiesta... abbiamo appena traslocato e già devi partire. Forza, prepariamo un po' di cose per il tuo viaggio con Froakie. Ma vabbè. Ha già fatto? È tutto pronto, ho aggiunto anche qualche vestito. Certo che è successo tutto così in fretta, come la volata finale di una gara di Formula Rayon. Ragazzi, ma questa è veramente pesa. La gara di Formula Rayon non esiste. In pochissimo tempo hai trovato degli amici, hai ricevuto un Pokémon. Ok. Ottieni una mappa città. Perfetto, la mappa di tutte le città. Tasca strumenti base. Sì, lo sappiamo. Lo so come si consulta la mappa ormai. Cioè non penso, eh. Ok, possiamo uscire. Talonflame, ecco come era la vipera. Che cos'è? Abbiamo un Rayon. Vuole salutarti prima che tu parta. Beh, è normale, dopo tutti ti conosci da quando sei nato. Cioè, noi abbiamo un Rayon e ovviamente questo Rayon non si è mai evoluto da quando sono nato, calcolando è 13 anni. Ma lo posso cavalcare! È la cosa più bella del mondo! Cavalcare un Rayon! No, ragazzi, questo gioco è magnifico. Si può cavalcare un Rayon? Vabbè, io qua volevo vedere un po' cosa c'era nella città prima di ripartire. Ovviamente, la tua squadra è buona di 3, se sui seri avvisioni diventate più forti. Ok, grazie. Ovviamente non farò durare le parti molto lunghe, perché ho visto ieri che per caricare la prima ci è voluto tipo 200, quasi 3 ore, 4 ore, insomma sono abbastanza. Quindi magari le farò durare un po' di meno, sui 5, 7, 8 minuti. Credo, forse anche qualcosa di meno. Vediamo un po'. Allora, questa è la prima città. Ma che cazzo, come si fa a entrarci? Ah, ganzo. C'è una ganzata proprio. Se i nostri Pokémon non stanno bene, anche noi ci sentiamo giù. Quindi se la tua squadra è in forma, vieni da me che te la rimetterò in sesto. Ok, grazie. Molto gentile. Avventuriero. Sì, è un coso verde. Che cos'è? Uno shop. Questo è un negozio specializzato in Pokéball. Bene. Quanti Pokéball abbiamo? Nessuno, ma forse sicuramente ci farà. Ce le regaleranno. Insomma, tutti i Pokémon ci regalano. Tutte le versioni ci regalano le sfere Poké. Strumenti nascosti. Manco per. E quindi proseguiamo. Qui c'è un'avventura. Oh, vedo che ti sei fatto aiutare. Detto prima, mi raccomando, portati molte pozioni Pokéball. Ehi, allenatore, se cammini tra le parti potessi battere un po' come una mia. Ok, grazie. Che spettacolo. Cioè, guardate il riflesso dell'acqua. Però io, aspettate, io non ho Pokéball. Io pensavo che me le dassero. Cioè, scusa, ma che senso ha? Devi far iniziare un coso di Pokémon senza le sfere Poké, brutto. Me l'hanno regalato in tutte le versioni. Dai, voglio entrare. Allora, quindi il verde regala cioè il Pokémon Market. Non so se magari una volta diamone. No, ne voglio 5, ne voglio. Una volta le cioè nelle precedenti versioni le insomma strumenti, Pokémon Center, Pokémon Market erano prima separate e poi rimesse tutte assieme, ora invece no, boh, vabbè. Proseguiamo. Che cos'è questo? Ok, non mi frega niente.
Qua non c'è niente. Li posso fare. Cos'è questo, scusa? Questa insegna per le foto non è ancora attivata. Vabbè, ok, ciao. Proseguiamo, andiamo avanti. Vediamo un po' che c'è. Percorso 2, via progresso. Appena entrato, già un Pokémon selvatico. Erba che si smuove. Un PJ. Però ecco, ora io magari lo sconfigo tutto il resto, ma non utilizzerò i Pokémon se mi riesce delle prime generazioni, anche perché insomma è una guida Pokémon bianco, sì, aridaglie, un Pokémon Y, quindi magari sarebbe stato divertente utilizzare i Pokémon nuovi, insomma, credo. Dovrà modificare l'ora, perché insomma, così è sempre notte, però. Vediamo un po', proseguiamo. Ecco, non mi dire che io ho comprato le Pokémon per niente. No, lo sapevo io che l'avevo comprate per nulla. E vabbè, è che bisogna metterci a guardare questo coso. Bunnelby Fletching, questo è Fletching. Ah, eccolo, Fletching è le pre-evoluzioni, credo che si evolva in Talonflame, il sia il vero nome. Ho esagerato. Quanto gli ha tolto. Fummi sguardo, che animazione spettacolare. È meglio indebolire il Pokémon, è già debole. Mi fa vedere sullo schermo di sotto, mi sta facendo vedere come si utilizza. Cioè, questa c'ha 50 Pokéball e soltanto 2 Pokémon. Ma ci si rende conto, ragazzi? Cioè, 50 Pokéball, però ne ho soltanto 2 con me, perché sapete, le altre Pokéball le tengo così per regalare. Ma fandomo, ho fatto sprecare soldi perché ha 5 Pokéball che non userò mai. E vabbè. Ah, il Pokémon è entrato nella Pokéball. Wow. Ottiene Pokéball. Pokéball, con questo posso catturare il Pokémon anch'io. Ma va? Ma te l'ha appena detto, dai, ti muovi. Dai, datti da fare. Vediamo un po'. Noi che abbiamo fortuna di trovare. Ma che. Scatterbug! Dovrebbe essere un Pokémon di tipo Caterpie questo. Facciamogli botta. Questo non lo voglio, cioè, capito che è bello il gioco qui di là, però non voglio usare, voglio avere Pokémon abbastanza cazzuti. Questo sì, è carino, sembra un Caterpie nero, un Caterpie razzista, sì, ma è un Caterpie nero. Cioè, uno di quelli, noi umani abbiamo gli albini, cioè c'erano anche gli animali, perché tipo, che cos'era, il leone e le tigri, sì, sono albini. Invece lui è, i miei Pokémon sono albini all'incontrario. Continuo a spostare il ghiaccio con le mani, ma va bene. E sale a livello 7, Froakie. E non apprendo assolutamente niente. Ok, possiamo. Io volevo tentare di catturare qualche Pokémon interessante. Vediamo un po'. Uno Zigzagoon, non mi interessa. Ovviamente sarà abbastanza più, cioè molto, sarà molto più lento che giocare sul PC, perché non è che posso velocizzare così Nintendo. L'ultima volta, vediamo un po'. Il coniglio Bunnelby. Boh, vabbè, catturiamolo e vediamo un po'. Allora, vediamo un po' lotta. Usiamo bolla. Bolla. Ok, è rosso. Usa azione. Le orecchie gigantesche non sono malvagie, mi piacciono. Pokéball, usa Pokéball. Vediamo. 1, 2 e 3. Catturato. Io ho catturato Bubble Beam. La Camaro. No, Bubble Beam, sì, era la Camaro, mi pare. Cosa va a dirci? Usa le orecchie come pale per scavare buche nel terreno. Mamma mia. No, non diamo soprannomi. Un allenatori? È lì che iniziano la lotta. Bene, iniziamo. Facciamo questa lotta, poi boh, proseguiremo per altri 2 passi. A Frido Bullo. I bulli ci sono sempre. È bello che la Nintendo che ce l'ha con i bulli.
Credo che sfideremo questo allenatore. Tenterò di catturare. Io volevo il Pokémon uccello che abbiamo anche in casa, Talonflame o come cavolo si chiama, perché è volante fuoco. E devo dire che l'ho visto anche in azione, tipo giocando a Pokémon online, insomma, così in giro. Non è male, è molto molto forte, molto rapido, quindi ci si aspetta così, insomma. Grande, brutto colpo. Poi mi sembra che l'esperienza qui si vada a suddividere. No? Ah no, col condividi esperienza, l'esperienza va a condividere, la condividi con tutta la squadra, che è la cosa migliore, infatti, secondo me. Che è un bosco questo? Bosco Novartopoli. Vengo con te, sento che potrebbe succedere qualcosa di speciale. Posso rimettere in sesto i Pokémon ogni volta che vuoi. Bene, vediamo un po' di trovare qualche Pokémon un po' più al verso. E se no, ci diamo un appuntamento alla prossima. Eccolo! Fletching! Grande! L'abbiamo beccato subito alla prima. Al 4, anche se è femmina, non mi importa. Evitiamo di usare bolla perché non. Credo che sia già di fuoco. Tra l'altro, io stamattina mi sono fatto due tatuaggi, due rondini. E un po' Fletching me le ricorda. Non mi sono fatto fletching però. Dai, cioè abbiamo due ruggiti, quindi un'altra botta e poi ci siamo. Perfetto. Usa di nuovo ruggito. Vai con la borsa, poker e bolle. Vai. Vediamo, Uno, due. Goccia! Catturato! Grande! Si è esplosa una granata in casa mia. Avevo tolto la spoletta forse. Grande per. Ah! L'esperienza che quando si cattura i Pokémon. Giusto, Froakie impara attacco. Questa cosa non la sapevo. Vediamo un po'. Fletching! Si chiama Fletching, mi pare, se non ho letto male. Sì. Cinguetto è un modo meraviglioso, ma diventa estremamente aggressivo se un nemico invade il suo territorio. Vuoi dare un soprannome a Fletching? Ma anche no. Ok, quindi spero che la seconda parte vi sia piaciuta. Come al solito vi dico, votate, commentate, iscrivetevi. Voglio vedere un attimo le statistiche di Fletching. Attacco c'ha 10, velocità 9. Quindi buono, buono. Ok, spero che questa parte vi sia piaciuta. Come al solito votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da S88. Ciao ragazzi.